Allora, torno su alcuni dei preziosissimi contributi che dava Francesco, perché secondo me il quadro che lui componeva è tanto, diciamo, ha usato dei termini duri, no? Ci ha raccontato un quadro drammatico, ma che è assolutamente rispondente alla realtà. Allora, che non si fraintenda che nel primo giro di interventi, come dire, noi viviamo in una sorta di lontananza dalla realtà dovuta a questa anomalia Napoli che ci ha inebriati, e a un certo punto noi non ci rendiamo conto più che invece fuori da noi la situazione fa veramente schifo. E in realtà fa schifo anche dentro i confini napoletani, perché, punto numero uno, quando, diciamo, noi ragioniamo sulla difesa della città, e anche all'inizio dell'intervento che facevo prima ribadivo molto su questo tema qua, lo facciamo perché siamo consapevoli che proprio l'aver ribadito questo conflitto così acceso col governo centrale, averlo ribadito sia passando per il voto e quindi riconfermando l'amministrazione De Magistris, ma averlo ribadito anche il 6 aprile nelle piazze, quindi col consueto linguaggio radicale ma determinato come i movimenti napoletani, che i movimenti napoletani hanno sempre saputo esprimere, ebbene, esserci espressi in maniera così netta contro il governo centrale oggi ci espone a un rischio pazzesco. E noi sappiamo quali sono i dispositivi con cui i governi decidono di attaccare le anomalie, no? Basta un commissariamento per una stupidaggine, bastano. Quindi gli attacchi sono sottili, infimi e infami da questo punto di vista qua. E quindi noi da una parte, secondo me, abbiamo il compito di girare e raccontare che cos'è l'anomalia Napoli, perché dobbiamo chiedere anche dei punti di solidarietà con chi e se dovesse arrivare un attacco così massiccio e frontale, deve schierarsi dalla parte della difesa della città. E questo è uno dei motivi per cui ragioniamo con voi e vi raccontiamo quello che sta succedendo, ma dall'altra parte, perché il nostro essere napoletani dentro un esperimento così radicalmente contro il governo centrale, che è il governo Renzi, ma è soprattutto il governo del Partito della Nazione, del Partito Democratico, in qualche maniera ci impone la necessità di affrontare il quadro che faceva giustamente Francesco. E di sapere che facciamo i conti con un paese che, al di là, diciamo, della riforma costituzionale che in qualche modo, come dire, racconta in maniera didascalica questa cosa qua, ma che sostanzialmente vive soprattutto dall'insediamento del governo Renzi, una deriva autoritaria di dimensioni drammatiche. E nelle piazze questa cosa semplicemente appare in maniera plastica. È vero che, insomma, l'ordine pubblico non è mai stato particolarmente indulgente nelle piazze italiane, ma è vero che sono così trasformati i dispositivi di gestione dell'ordine pubblico che noi, da attivisti, noi che quelle piazze le viviamo, ci siamo accorti in quanto negli ultimi anni ti manca proprio l'aria, c'è quindi un tentativo di inibire la sola volontà di dire no a che cosa? A dei processi che mutano a cambiare radicalmente gli assetti della società, lo fanno in maniera reazionaria e drammatica, in alcuni casi addirittura fascista, e pretendono, come diceva giustamente Francesco, che non ci sia controrisposta a quella roba lì, che i movimenti si siano sopiti, zitti, che non dicano niente e che addirittura probabilmente rinuncino ad andare in piazza. Perché guardate, i collettivi organizzati probabilmente, come dire, non rinunceranno mai a quella forma di vita che è la militanza, a cui tengono più di qualunque altra cosa al mondo. Ma il cittadino, la cittadina, il giovane studente, i giovani studenti che in qualche modo si appassionano alla ribellione, no? Alla volontà di riprendersi il futuro, dentro quell'organizzazione oppressiva della piazza, come dire, la loro volontà di ricostruirsi un futuro al di fuori dell'organizzazione autoritaria della vita che invece impone questo governo, sono messi seriamente in difficoltà. Gli viene detto: se tu ti ribelli, finisci in carcere anche a 18 anni, se ti ribelli ti diamo l'obbligo di firma appena esci da scuola, e addirittura se ti ribelli dentro scuola costruiamo una riforma della scuola che fa sì che anche dentro scuola tu venga trattato come un sovversivo, perché i presidi diventano come manager delle aziende, ti possono buttare fuori, esercitano, quindi hanno un esercizio dell'autorità che è pari a quello di un poliziotto, di un cioè ormai le scuole sono gestite come se, esattamente come se fossero i più classici luoghi di esercizio del potere, non sono più i luoghi dove in qualche modo si impara, si diffonde sapere, i luoghi della democrazia, no, le scuole sono delle aziende verticistiche in cui si insinuano i rapporti di potere più beceri fin dai 14 anni per gli studenti e le studentesse che entrano nella scuola della buona scuola. Questo è il modello del governo Renzi e del Partito della Nazione, ed è un modello così radicale che impone per forza una presa, come dire, di distanza radicale. Allora, quando noi parliamo di confederazione delle autonomie, no? Quando parliamo anche di rispetto dei ruoli dei movimenti e delle istituzioni, ci riferiamo esattamente a questo. Ognuno deve fare, come dire, la propria parte, il proprio ruolo dentro quello che è il conflitto diretto al governo centrale. Napoli sarà una realtà conflittuale nei confronti del governo, lo dovrà essere per forza, perché alcune delle cose che pure indicava Luigi che noi che vogliamo fare, ma alcune di quelle che abbiamo cominciato nei 5 anni precedenti, alcune di quelle che ci abbiamo in testa adesso,
le possiamo fare in autonomia, ma abbiamo bisogno che ci venga dato il denaro per fare quella roba, la libertà, la possibilità di muoverci in città per fare questa cosa. Se non andiamo a bussare a Montecitorio, non è che ce la regala nessuno. Allora, a un certo punto, la città di Napoli, anche in maniera come di conflittuale, sarà costretta ad andare sotto Montecitorio e dire: noi abbiamo bisogno di soldi per la riqualificazione di Scampia, perché questa cosa non si fa così. Noi possiamo quindi fare le assemblee popolari, possiamo impegnarci, come dire, a costruire con i comitati un ragionamento all'altezza di quello che hanno prodotto le realtà di base, ma senza gli investimenti economici la riqualificazione delle periferie napoletane non si fa. E chi ce li ha i soldi per fare riqualificazione delle periferie? Il governo. E il governo strumentalmente non ha mai voluto leggi speciali su Napoli, strumentalmente non ha mai voluto che su Napoli arrivassero i soldi. E noi questo tema qui dobbiamo aprire una battaglia, questo sì, in difesa della città, ma soprattutto come di opposizione al governo centrale. Dall'altra parte, mica pensiamo che il tema delle città che si ribellano, delle città ribelli, esaurisca la drammaticità della fase. Ognuno fa il suo. Le città ribelli, nella drammaticità della fase, fanno il loro. Allora, voglio dire, uno dei temi che probabilmente attraversa in maniera più drammatica il tempo che stiamo vivendo è il flusso di rifugiati che vanno via dai paesi in guerra, no? Siamo stati ai domeni assieme, sappiamo che cosa sono i campi che nelle frontiere balcaniche si avvicendano, diciamo, di metro in metro per cercare di scappare alle polizie di frontiera. Ebbene, dentro quella cosa lì, che è la cosa, come dire, che è il fenomeno che storicamente racconta in maniera più drammatica che cos'è l'Europa autoritaria e dell'Europa centrale, governo centrale europeo, e come si muove in maniera autoritaria rispetto al tema dei confini. Ebbene, dentro quella cosa lì le città possono fare un piccolo pezzo, ed è per esempio dimostrarsi città accoglienti, città rifugio, città che invece di stare dentro i numeri dell'accordo Turchia-Europa, quindi sull'accoglienza di un certo numero di rifugiati, decidono di alzare quel numero e dire: no, noi ce ne prendiamo il doppio di quello che dice l'accordo UE-Turchia, che è una cosa tipo quella che ha fatto Barcellona. Questo lo possono fare, ma mica le città ribelli da sole bastano ad andare a tagliare le frontiere al confine greco-turco, mica le città ribelli da sole bastano ad andare a porre in tutto, come dire, la rotta balcanica il problema dei confini. Quella è una cosa che spetta e spetterà sempre alla forza propulsiva, inventiva, di immaginazione politica dei movimenti sociali. Spetta tra l'altro alla capacità dei movimenti sociali di costruire grandi, anche in questo senso, confederazioni di autonomie europee, che sanno che il tema più importante in questo momento in Europa è quello dell'accoglienza, perché esistono due vie, no? Esiste l'Europa che decide che la chiusura, chiudere le porte in faccia allo straniero diventa discorso forte, ed è anche un discorso che ti permette di prendere il potere. Guardiamo quanti dei paesi europei stanno in questo momento vivendo derive autoritarie anche sul terreno elettorale, pensiamo a quello che è successo alle elezioni austriache poco tempo fa, ma anche alla stessa Brexit, no? Perché si può, diciamo, c'è un dibattito a sinistra su questa cosa che non mi appassiona neanche un po', ma voglio dire, di fatto, guardate quello che, anche qui l'invito è andare in Inghilterra a guardare a quello che succede nelle strade inglesi, no? Che cosa si traduce il Brexit se non nella più grande produzione di discorso razzista nelle strade delle città della Gran Bretagna? Ebbene, davanti all'Europa dalle tinte fosche e razziste esiste poi dall'altra parte l'Europa dei movimenti sociali e delle città che si ribellano a quelle tinte fosche e che decidono invece di accogliere, di praticare politiche economiche differenti, di rifiutare il dogma neoliberale rispetto alle privatizzazioni e licenziamenti. Ed è, come dici, sono due modelli dicotomici che già in sé e nella loro dicotomia hanno una conflittualità che è irriducibile alle logiche tradizionali a cui ci ha abituati la politica. È su questo livello, come dire, di irriducibilità che secondo me si gioca la partita veramente interessante di questa fase storica. Tutto il resto dei dibattiti che sono, come dire, che abbiamo conosciuto negli anni e che ci hanno messo più volte in crisi con gli schieramenti tradizionali della politica a sinistra, secondo me sono fuori dal mondo. Allora, anche il dibattito violenza non violenza, che secondo me assume che è stato negli anni un dibattito, come dire, che ci ha portati lontanissimi dalle forze della sinistra tradizionale, perché puntualmente, come dire, l'opinione tipo li portava a prendere posizioni vicine alle nostre, e poi appena c'era una piazza che poneva il problema, anche, diciamo, lo stesso problema, ma lo faceva mettendo in gioco i propri corpi, diventava improvvisamente no, però la violenza, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, ma davanti alle trasformazioni storiche che stiamo vivendo, è a un'Europa e degli stati nazione così violenti nei confronti dei corpi dei cittadini e delle cittadine che l'abitano, ma dove sta
la dicotomia di questo tipo, dove, come dire, come si sostanzia storicamente questa, non c'è più, perché come dire, si è radicalizzata la fase e siamo noi cittadini e popoli europei che viviamo una fase come di inasprimento della violenza sui nostri corpi. Per cui secondo me in questa fase storica bisogna scegliere da che parte stare, se dalla parte come di, dell'Europa delle tinte fosche oppure dalla parte dell'Europa dei popoli. Dentro questa scelta ci sta un posizionamento che ti impone di essere una realtà conflittuale, a un'amministrazione in un modo con il proprio linguaggio, ai movimenti sociali con un altro linguaggio che è sicuramente differente ma che si può confederare con quello delle amministrazioni ribelli.